A Lisbona però c'è un uomo che si dà da fare per evitare che la città sprofondi nel caos. È il cancelliere del re, il marchese di Pombano. Ha una convinzione: seppellire i morti e prendersi cura dei vivi, rapidamente. Dichiara la legge marziale, i ladri e i saccheggiatori vengono giustiziati sul posto. Crea degli ospedali da campo per i feriti e delle tendopoli per chi è rimasto senza casa. Si fa dare dalla Chiesa un'autorizzazione speciale per seppellire immediatamente i morti in fosse comuni. Una cosa inaudita nel cattolicissimo Portogallo, ma fondamentale per evitare l'epidemia. Se Pombal è presente ovunque, il re non si vede da nessuna parte. È tormentato dagli incubi, la paura lo avvolge. Per il resto della vita dormirà solo nelle tende o in edifici di legno. Non passerà mai più una notte in un palazzo di pietra. In città, alcuni preti sostengono che il terremoto sia espressione della collera di Dio e cominciano a predicare l'imminente fine del mondo. L'origine del fuoco che brucia i vostri tesori non sono le comete, né le stelle, né i fenomeni naturali, ma sono i vostri peccati abominevoli. Ascoltatemi! Le scosse di assestamento continuano e gli incendi divampano per 3 giorni. Le processioni religiose si fanno in strada, in mezzo alle rovine. Tutti, cattolici o protestanti, devono baciare i santi e i reliquiari se non vogliono essere puniti. Pombal non perdonerà mai i gesuiti per il comportamento assunto a Lisbona nel momento del bisogno. A Lisbona la gente scava fra le rovine in cerca dei propri averi. La città è distrutta per 3/4. Sono crollati, come abbiamo detto, il Teatro dell'Opera, Nuovo di Zecca, ma anche il Palazzo Reale, che conteneva una preziosa collezione d'arte del sovrano. Dipinti di Tiziano, Correggio e Rubens vanno distrutti per sempre. Pombal ordina all'esercito di sgombrare le macerie. Tutti i cittadini abili devono collaborare. Nessuno può lasciare la città. Diversamente dai religiosi, Pombal è sicuro che il terremoto non sia stato un segno dell'ira divina, ma un fenomeno naturale e la sua reazione è razionale. Invia dei questionari a tutte le parrocchie del paese per registrare esattamente il tempo, la durata e la forza del sisma, gli effetti dell'onda gigante e il numero di feriti e morti. Insomma, vuole certificare, capire esattamente cosa è accaduto.